Siamo con il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Goretti. Generale, lei da poco è stato in Giappone e sono stati presi degli accordi sul GCAP. Ci può spiegare io cosa più? Beh, proprio il problema principale è immaginare il futuro. Immaginare il futuro tenendo presente quali potrebbero essere le minacce di domani, di un domani che non è tanto neanche tanto lontano, più meglio parliamo del 2035. E quindi ci siamo immaginati come sarà la tecnologia, come sarà l'evoluzione della componentistica e soprattutto della gestione dei dati. Quindi questo velivolo o questo sistema di sistemi dovrà avere delle peculiarità molto specifiche, tipo la ampia connettività, in grado di poter gestire dati e trasferire dati a tutti quanti quelli che di fatto ne hanno titolo. Quindi non è detto che sarà un solo aeroplano, potrebbe essere un aeroplano pilotato che come una chioccia si porta presto pulcini, magari non pilotati, in grado di poter gestire un'area abbastanza ampia di responsabilità. Ecco, questa è la nostra sfida, riuscire a immaginare in meno di 10 anni un qualche cosa che possa consentire di mantenere una superiorità tecnologica contro il potenziale ambientale avversario. Questo è il nostro obiettivo. Giappone, Inghilterra e Italia si sono uniti insieme perché a mio avviso la loro tecnologia, la loro professionalità può consentire loro di portare a casa il risultato sperato. Riandremo a marzo in Giappone insieme una volta proprio per consolidare questo passo. Si può ipotizzare eventualmente più avanti una fusione anche con un altro progetto franco-tedesco? Diciamo che io me lo auguro per un motivo molto semplice: i costi di produzione di un velivolo di nuova generazione sono veramente elevati e lo abbiamo dimostrato anche in passato con il consorzio Tornado, con il consorzio Fighter, dove l'unione fa la forza e porta un prodotto di qualità, di estrema qualità, di alta competitività, e sono convinto che anche in futuro la stessa filosofia porterà a delle decisioni magari un po' più sagge in futuro, mettiamo così. Per ora, in questo momento, essendo ancora una fase embrionale di studi dove le università, i centri di ricerca stanno definendo il requisito, è giusto che ci siano delle diversificazioni o delle diverse vedute, però sono convinto che alla fine ci sarà una confluenza di queste convergenze parallele, come diceva un nostro politico di chiara fama. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie. Buongiorno generale Floriani, quale pilota e comandante del suo di formazione, come pensa possa evolvere il metodo formativo e adattivo per impiego dei futuri piloti della Azzurra in vista di nuovi programmi aerospaziali e dell'avanzare di velivoli di nuova generazione? Ma sicuramente quello che possiamo è evolvere la didattica. Quindi, per quanto riguarda l'impiego tattico e aerotattico, noi qui non sono materie che trattiamo a Firenze e non trattiamo all'istituto. Noi in istituto ci prepariamo ad assolvere gli incarichi legati alle eventuali promozioni che arriveranno, che saranno sempre di maggiore responsabilità e ci chiederanno delle competenze aggiuntive, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione. Per la parte dell'impiego tattico, questo è devoluto ad altri istituti all'interno della Forza Armata che effettivamente plasmano le tattiche di impiego in funzione del velivolo o del mezzo sul quale operano. Quello che possiamo dire è che assolutamente stiamo modificando la didattica, e questo può essere applicato a qualsiasi modo di trasmettere informazioni o di trasmettere competenze. È una didattica sicuramente innovativa, una didattica che sfrutta anche le capacità, la potenzialità sicuramente della tecnologia, ma le capacità aggiunte di una specializzazione nel campo proprio della formazione. E questo è uno dei nostri compiti, formare i formatori. Ecco, poi le competenze da trasmettere sono competenze sulle quali noi non entriamo nel merito, perché poi dipende che competenze loro poi devono trasmettere. Però il come trasmetterlo, assolutamente sì, e siamo evoluti tantissimo. È una cosa di cui ci vantiamo, che è talmente importante la formazione che nonostante un periodo di contingenza prolungata come quello della pandemia non è mai stata interrotta.
con metodi e metodologie diverse, non è stata interrotta. Questo proprio perché non si può interrompere la filiera, perché interrompere la filiera nella formazione e la capacità di formare chi poi sarà destinato a trasmettere competenza è un privilegio che non ci possiamo noi permettere. Certo. E come offerta, diciamo, offerta formativa, l'ISMA chiaramente si rivolge agli ufficiali dell'aeronautica, però che tipo di corsi fate? Corsi sulla leadership? Facciamo sostanzialmente in istituto, a parte che non ci sono solo ufficiali dell'aeronautica che vengono qui all'ISMA a frequentare i corsi. Per esempio il corso di istruttore di volo, ci sono i corsisti dell'esercito, della marina, okay, dei carabinieri, okay, che vengono ad addestrarsi con noi e frequentano le nostre stesse classi. Questo solo a titolo di esempio. Però ci sono dei corsi molto specializzati, abbiamo detto prima corso di istruzione di volo, il metodo della leadership, abbiamo procurement, abbiamo dei corsi legati a negoziazione e gestione dei conflitti, a dei corsi a pianificazione, delle parti management portfolio, per esempio, program manager, cioè ci sono un public affair, ci sono tantissimi corsi adesso nell'inventario dell'offerta formativa. Poi invece ci sono dei corsi che sono calendarizzati, esempio il corso che stanno ultimando adesso questi giovani capitani, che è il corso normale master, quindi per essere promossi al grado superiore per legge, quindi il grado di maggiore per legge, bisogna superare un corso normale. Ecco, il corso normale si fa qui a Firenze. Integrato nel corso normale c'è anche un master con l'Università di Firenze. Però ci sono dei corsi che devono essere fatti perché calendarizzati nel corso della nostra carriera. Diverso invece sono quelle altre specialità aggiuntive o competenze aggiuntive che invece vengono date o vengono trasmesse a coloro i quali vengono inviati dai propri comandi qui a ricevere, perché dovranno ricoprire un incarico importante o perché invece hanno bisogno di incrementare avere degli aggiornamenti. Certo, certo. Ci sono anche delle sinergie, diciamo, col mondo civile, tra virgolette, tra l'ISMA e, non so, le università? Beh, con l'università noi lavoriamo e parliamo perché e costruiamo il corso master, che tutti gli anni viene ritoccato, viene aggiustato, viene validato e verificato, che se non altro sia aggiornato, ecco, mettiamo così. Questo con l'Università di Firenze. Però ci sono sinergie anche con industrie, per esempio Leonardo, MBDA, ci sono con il Comune di Firenze e con tante altre realtà che si vogliono affacciare ai nostri corsi. E allora assolutamente siamo molto contenti, no, di condividere con loro l'esperienza maturata in questi anni. Devo anche dire che un vanto dell'Italia in questo caso, ma più nel dettaglio della difesa, ancora di più dell'aeronautica, è quello che il REFODIM, che è il reparto di formazione didattica manageriale che è inserito all'interno dell'istituto, è il competente per la NATO, quindi riconosciuto per l'Unione Europea, come referente per la definizione dei common core skills per quanto riguarda il percorso di leadership a livello universitario, di università che collaborano con il mondo militare di tutta l'Unione Europea. Quindi insomma ci sono delle competenze veramente spinte e importanti che fanno parte della nostra realtà quotidiana. Perfetto, una realtà grazie. Elaborate sicuramente, grazie, costantemente grazie. In aggiornamento. Assolutamente, l'aggiornamento, c'è sempre un margine di miglioramento e di attualizzare e di aggiornarci e di cercare di rimanere freschi con la metodologia e con la qualità delle informazioni. Assolutamente, un miglioramento continuo e si migliora proprio sui feedback dei ragazzi, dei frequentatori, sono lesson identified che devono diventare learn, se no non ci lasciano. Perfetto. C'è sempre un margine di miglioramento. Allora, siamo con il colonnello Nasto, buonasera. Volevo chiederle, ci può riraccontare quali sono gli 8 steps che portano, diciamo, alla fase di intercettazione di un velivolo e se in queste 8 fasi c'è un momento più delicato, diciamo, poi sia da parte della difesa aerea o dalla parte dei piloti che poi sono in volo?
Ok, allora, gli otto passaggi, gli otto steps sono codificati e strettamente connessi uno con l'altro. In realtà l'intercettazione già è uno di questi otto steps, quindi si parte dalla fase di scoperta iniziale in cui appunto una capillare rete radar va a capire, a monitorizzare tutti i traffici in quello spicchio di competenza. Una delle particolarità e anche dell'adeguamento e del processo evolutivo che c'è stato è che mentre prima ogni singolo settore guardava esclusivamente ad un'area di competenza, adesso in realtà sono tutti interconnessi, no? E quindi c'è la possibilità di un radar rischierato nel nord Europa di capire, di monitorizzare quello che sta succedendo a sud del Mediterraneo. Quindi nella prima fase, che è quella della scoperta, quelli di cui parlavo prima, quindi dei circa 30.000 movimenti giornalieri all'interno della parte europea e dello spicchio di competenza della NATO, da Tallinn al Mediterraneo, da Lisbona alla Turchia, vengono analizzati, vengono valutati, perché tutti i traffici devono scoccare e quindi identificarsi attraverso un numero seriale, devono rispettare delle rotte, devono riportare dei punti di controllo e quindi avere delle comunicazioni radio che sono ovviamente periodiche nel corso della loro missione. Ebbene, se qualcosa non succede o va male in questa fase, allora si passa allo step successivo, che è quello della decisione. Quindi enti a terra, controllori, definiscono quelle che sono tutti i dati a disposizione, capiscono quale potrebbe essere eventualmente la problematica, eventualmente si danno anche un tempo per poter decidere e valutare come potrebbe succedere, ad esempio nel caso in cui il pilota semplicemente mette una frequenza sbagliata, no? Quindi rientrando sulla frequenza precedente ristabilisce il contatto radio. Se però alla termine della fase decisiva in realtà la situazione ancora non è ben chiara, allora si passa all'ordine di scramble, quindi i piloti e le basi che stanno assicurando il servizio di sorveglianza vengono attivati. Noi abbiamo due basi sempre attive, una nel nord Italia e una nel sud Italia, ma sul territorio nazionale sono cinque le basi che assicurano il servizio: Istrana, Grosseto, Trapani, Gioia ed Amendola con i velivoli F-35. In Europa ovviamente la stessa cosa viene ampliata all'interno poi della missione di air policing nella NATO. Okay, quindi i piloti vengono attivati, parte l'ordine, il readiness state standard di 15 minuti, mediamente le posso dire con un pizzico di presunzione che noi solitamente entro i 10 riusciamo quasi sempre ad assicurare il decollo, e da lì si passa con lo step successivo, quindi della vera e propria intercettazione. L'intercettazione viene fatta a prescindere dalle condizioni meteorologiche, perché ovviamente l'obiettivo è quello di capire cosa sta succedendo. Certo. Questa fase qui è una fase molto delicata, non saprei dirla se è la più delicata, magari la più delicata la definiamo alla fine del processo. Perché? Perché appunto condizioni meteorologiche, piuttosto che la necessità di non farsi vedere dall'aereo che si sta andando a intercettare, è abbastanza importante. Certo. Al termine di questa fase si passa poi all'identificazione. I piloti sono quotidianamente addestrati per poter riconoscere i velivoli, per poter riconoscere le rounders, no? Quindi le coccarde identificative di ogni singola nazione, copiare i numeri seriali e riportare tutte queste informazioni a terra, a chi poi ritorna nel processo decisionale e quindi analizza la situazione. A questo punto il pilota resta in attesa e aspetta indicazioni. Queste indicazioni possono essere: ha ripreso il contatto radio, piuttosto che situazione valutata non è una minaccia e quindi potete rientrare, e allora si va direttamente alle ultime due fasi, che sono quella del return e del report, no? Quindi tutti i dati vengono riportati agli enti centrali per poi comunque una valutazione anche postuma a fine missione. Nel momento in cui invece la situazione risulta ancora ambigua, allora si passa allo step successivo, che è quello dell'escort. In questa fase i velivoli, e magari trattiamo il caso di una avaria radio, no? I velivoli non riescono più a comunicare con gli enti del controllo e quindi i velivoli della difesa aerea accompagnano fino all'atterraggio il velivolo in questione. Oppure un altro caso potrebbe essere un velivolo dirottato, allora a quel punto lì non è più un accompagnamento ma è un atterraggio forzato che si impone al velivolo civile, per poter poi, come dicevo prima, ampliare il dispositivo di sicurezza sulla base di destinazione.
Ora, 8 steps, le devo dire, equamente importanti, ovviamente molto connessi tra di loro. Mi sentirei di dire che forse la parte più delicata potrebbe essere quella dell'escort, nel momento in cui la situazione raggiunge un livello di incertezza o un livello di emergenza tale per cui purtroppo ci si ritrova in difficoltà con dei velivoli della difesa aerea a dover accompagnare, guidare, forzare un velivolo civile a poter atterrare in un aeroporto designato. L'ordine di decollo su allarme viene sempre dato da un ente qui italiano, oppure può essere un ente della NATO che viene rimandato attraverso la catena di comando e controllo? Quindi noi abbiamo due enti importanti che gestiscono la parte integrati all'interno della NATO, e le gestiscono la parte nord in Germania e gestiscono la parte sud in Spagna, e sono due CAOC, Combined Air Operation Center. Questi centri rimandano poi alle rispettive azioni, proprio in quanto collettori di tutte le informazioni e della essay aerea, no? Di quello che sta succedendo, rimandano poi alle singole nazioni l'ordine di decollo immediato. Ok, quindi magari è un qualcosa che ha visto il CAOC in Spagna e quindi nel settore sud, e in base a dove la situazione si sta sviluppando decide se attivare l'assetto francese, l'assetto italiano piuttosto che un altro assetto. Perfetto, grazie mille Ronella. Grazie. A lei. Grazie.